Quasi impossibile. Dov'è? Già, è proprio questo il punto, perché io ci sono riuscito. Se tu vuoi essere un campione, non devi mai avere intorno a te nessuna forza negativa che possa influenzarti. Ok? Se per esempio in questo momento io avessi un rapporto sentimentale con una ragazza, questo potrebbe avere un effetto negativo sulla mia mente e quindi distruggere tutto il mio equilibrio. Perciò si deve dare un taglio alle emozioni personali e diventare un tipo freddo ed egoista prima di qualsiasi competizione. E bisogna essere distaccati anche dal resto delle cose. Se per esempio adesso qualcuno mi rubasse la macchina proprio sotto casa mia, non mi toccherebbe. Non posso permettermi di preoccuparmi di certe piccolezze, potrei al massimo chiamare l'assicurazione e fare la denuncia. Capisci? Perché sono talmente concentrato per fare gli allenamenti che non posso pensare a certe cose e creare confusione nella mia mente. E mi ricordo che accadde una cosa simile quando mio padre morì. Perché mia madre mi chiamò al telefono e piangendo mi disse: figliolo, tuo padre è morto. E questo successe solo 2 mesi prima di un concorso. Mi chiese: Arnold, verrai per i funerali? Io risposi: no. È troppo tardi ormai, è morto, non c'è più niente da fare. Mi dispiace, non posso venire, mamma. E non mi sentii di spiegarle mai quale fosse il vero motivo. Ho preferito inventarmi una scusa banale piuttosto che spiegare a mia madre, alla quale era appena morto il marito, che lo facevo per la gara. E non ci pensai più. E infatti questa fu la vera causa di uno dei maggiori conflitti con la mia fidanzata, perché lei mi guardava e mi ripeteva: ma non te ne importa niente, amore, insomma è tuo padre che è morto. E dopo non ne abbiamo più. I muscoli non reagiscono fino alla nona o decima ripetizione dell'esercizio, poi si comincia a sentire il dolore. Ed è proprio questo che lo fa sviluppare, lo sforzo continuo ed esasperato. Infatti, quando pompi i tuoi muscoli e provi una sensazione di dolore, devi continuare e continuare e continuare, perché le ultime 2 o 3 o 4 ripetizioni sono quelle che fanno sì che il muscolo si ingrossi. E questo è il modo più semplice per distinguere un campione da uno che non sarà mai un campione. Se ce la farà a superare questo primo periodo, potrebbe diventare anche un campione, ma se non dovesse farcela, può scordarselo. E questo perché molte persone oggi non hanno più fegato. Il fegato di cominciare e di andare avanti a qualsiasi costo senza la minima paura, senza paura del male, né di svenire in palestra sapendo perfettamente che può capitare. Proprio così, sono cose che possono capitare. Per esempio, io ho vomitato molto spesso mentre mi allenavo, ma non mi importava, perché io sono un campione. I didn't want to just be a bodybuilding champion, I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Spend a lot of time by myself so I could figure out and listen to what is inside my heart and inside my head. Imagine you're 15 years old and you're in Austria and you say to the people, I want to be the bodybuilding champion of the world. I had this fire in the belly and I knew that the United States was where I could really succeed. I knew that this was where I could continue my bodybuilding career and start acting also.
I was told to my face, you're nothing but a giant muscle. You can't act. You have no future and you have an accent that is laughable. And with your name, Schwarzen Schnitzel or whatever your name is, they say, well, forget about that, and they laughed. And there the director said, if we wouldn't have Schwarzenegger, we would have to build one. And then when I did Terminator, I'll be back. One of the most famous lines in a movie history, all because of my crazy accent. It just shows you never listen that you can't do something. Don't be afraid to fail. You should not be afraid of failure. That's just part of life. Anything and everything can be done if you can visualize it and if you believe in yourself. So never give up and never be afraid of failure, because otherwise you box yourself in and you limit yourself. You're going to find the naysayers in every turn that you make. Don't listen. If I would have listened to the naysayers, I would still be in the Austrian Alps yodeling. Just visualize your goal, know exactly where you want to go. There's absolutely no way around hard, hard work. No pain, no gain. You can't climb the ladder of success with your hands in the pockets.